Grazie. Direi che oggi veramente è stato il grande giorno, nel senso che i nuovi posti che abbiamo creato ci inorgogliscono molto, perché, come dicevo prima, le necessità della nostra zona sono veramente molte e di conseguenza l'aver messo a disposizione 17 posti nuovi aiuta le tantissime famiglie che sono in difficoltà, perché anche qui da noi oggi ci sono tantissime famiglie in difficoltà, e per cui dare un po' di respiro a tutte queste famiglie sicuramente aiuta un po' tutti. È ovvio che sono 17 posti su una lista d'attesa di 150 persone, per cui non si potranno soddisfare tutti, però diciamo che è un bel polmone che sicuramente aiuterà. Gli spazi, come penso abbiate visto, sono ovviamente tutto nuovo e hanno tutti gli spazi, hanno i requisiti ovviamente richiesti dalla Regione Lombardia. Sono spazi molto accoglienti, perché riteniamo che comunque anche il vivere in un ambiente bello possa comunque aiutare sia la persona che è ospitata, ma soprattutto anche chi comunque tutti i giorni convive con queste persone, che sono i parenti stessi ma anche i dipendenti che ci lavorano. Un'inaugurazione importante quella di oggi per Clusone, presente ovviamente l'amministrazione a dimostrare che la sanità e i servizi sanitari e sociali funzionano, e funzionano non solo per Clusone ma per tutto l'ambito territoriale. Prendo spunto anche dalle parole del Monsignore, che ha detto che in questo luogo, e abbiamo visto altre inaugurazioni nei mesi precedenti, quindi su ormai un polo sociosanitario, una bella situazione creata, voluta, desiderata, seguita in questo caso dal CDA della Fondazione, che ha portato ancora qualcosa di più a questa Fondazione, a questo territorio. Quindi sempre stare vicini ai nostri anziani, ai nostri nonni, e devo dire che sono dei locali bellissimi, chi ci lavora li richiameremo, ma lo fanno già a svolgere al meglio il loro lavoro, e quindi benvengano queste inaugurazioni e soprattutto questa attenzione al mondo dei servizi sociali. Sono passate dall'offrire un servizio di residenzialità per autosufficienti e via via si sono aperte ad un arricchimento di prestazioni sanitarie sempre più complesse. Il nuovo impianto ho contribuito a costruire durante la discussione vede questi tipi di strutture poter entrare nella rete ospedaliera territoriale, qualora le nuove aziende sociosanitarie territoriali che sostituiscono le aziende ospedaliere non dovessero avere un'offerta completa da strutturare sul territorio. Quindi questo implica una grande capacità di gestione e di visione da parte dei CDA e di coloro che hanno la responsabilità di guidare questi tipi di strutture. È una grande occasione per i territori, perché permette una capillarità dell'offerta sul territorio e un'interpretazione sempre più moderna di quello che era appunto nato come una forma di assistenza per chi rimaneva soli. Quindi Regione Lombardia, il territorio lombardo, soprattutto la gente lombarda, ha sempre raccolto ogni sfida, e io credo che anche il fatto che il ministro Lorenzin, con la quale ho parlato, ha riconosciuto la specificità di questa legge come una sperimentazione nazionale che può diventare un esempio anche per le altre regioni, Regione Lombardia la possa raccogliere, e una sfida che può vincere.